La maggioranza risicata, 9 consiglieri su 17, continua a creare problemi all'amministrazione di Ortona. Nel Consiglio Comunale di ieri sera è stata bocciata la delibera sulla modifica dell'addizionale IRPEF da 0,6 a 0,8. A far mancare il voto alla maggioranza è stata la consigliera comunale Simonetta Faraone, che già nella dichiarazione di voto ha annunciato la sua astensione. Il sindaco Leo Castiglione, oggi a Cassino per impegni istituzionali, ha firmato il decreto di revoca della giunta, un passaggio necessario, scrive dopo il Consiglio Comunale di ieri sera, aggiungendo: una decisione dolorosa ma inevitabile. Ringrazio i componenti della Giunta per il lavoro svolto e l'impegno dimostrato. Ma cosa ne pensa Ilario Cocciola, che fu lo sfidante del sindaco Castiglione alle ultime elezioni, ovviamente nell'opposizione, ancora un azzeramento di giunta? Sì, questo è l'ennesimo, noi come opposizione ci dobbiamo incontrare, è accaduto tutto ieri, da sempre questa amministrazione non è un'amministrazione, sta gestendo male la cosa pubblica, sono arrivati al capolinea, ora c'è una riflessione da parte del sindaco, credo, se dare le dimissioni in maniera irrevocabile dopo che ha azzerato la giunta, quindi fare un'ulteriore riflessione, oppure se tentare di ricomporla, ma non so come, perché i numeri non ci sono, è sempre una maggioranza di cristallo, come per fare una battuta infelice, insomma è come attraversare in maniera bendata un'autostrada, è complicato per lui. Io credo che sia giusto, perché la città merita di più, sia giusto tornare a rassegnare le dimissioni e tornare alle urne. Il commissario è un funzionario dello Stato che non potrà che fare bene a questa città, non per altro, perché potrà ripristinare un corretto rapporto tra cittadini ed amministrazione e consentire alle forze politiche anche di riorganizzarsi nella maniera più coerente rispetto a ciò che lui ha costretto tutti a perseguire. Franco Vanni, consigliere di minoranza di Fratelli d'Italia, soddisfatto intanto per il suo personale risultato elettorale, meno soddisfatto per l'azzeramento della giunta. Sì, approfitto di voi per ringraziare Ortona, che mi ha dato una grande fiducia, un ottimo risultato elettorale, e chiaramente ho saputo questa mattina che c'è stato l'azzeramento di giunta da parte del sindaco dopo che ieri sera è andato sotto sull'IRPEF, e quindi questo è un segno chiaramente negativo di questa amministrazione. Secondo me avrebbe fatto meglio a dimettersi invece che di azzerare la giunta. Dico questo anche perché il mio risultato alle regionali è una cartina al tornasole, cioè il mio risultato è un risultato di un medico, una persona che sta all'opposizione e quindi non ha la maggioranza, non è in maggioranza, ma è una persona che è stata appoggiata anche dall'opposizione, e quindi vuol dire che Ortona vuol cambiare, è tanto semplice. Il mio risultato è l'esempio tipico di una città che vuole cambiare.